A quanto pare prendiamo la maggior parte delle nostre decisioni col pilota automatico, a causa di abitudini che si sono formate nella nostra infanzia. Abitudini che non hai nemmeno scelto. Anche se non sei cresciuto senza soldi, potresti dare questo messaggio con i tuoi atteggiamenti. Ad esempio, sforzarsi di ottenere successo a ogni costo? Sembra ammirevole, ma lo è davvero? Ecco la mia lista. Numero 1. Comprare regali costosi. La sensazione di povertà può perseguitare una persona per tutta la vita, anche se ormai è ricca. Spesso sono persone che si vergognano del loro background. Per dimostrare che le loro finanze ora vanno bene, riempiono gli altri di regali costosi che non comprerebbero mai per sé. 2. Essere impulsivi. Investire in startup e operazioni inaffidabili spesso va di pari passo con una mentalità da persona povera. Queste persone pensano inconsciamente di non avere nulla da perdere e sono intenzionate a fare un grande investimento che le renderà ricche velocemente. Non che investire sia un male. Molte persone di successo nel mondo della finanza lo fanno, ma calcolando i pro e i contro, non impulsivamente. Inoltre, i loro investimenti non li lasciano a corto di soldi. È questa la differenza. Numero 3. Conservare alimenti scaduti. Le persone cresciute in povertà potrebbero aver sofferto la mancanza di cibo. Quindi, da adulti, non riescono a buttarlo nemmeno se è scaduto. Questo comportamento da scoiattolo può estendersi anche ad altre aree della vita. Potrebbero ottenere cose che altri considerano spazzatura, una vecchia bicicletta rotta, vestiti che non gli entrano più, macchiati e simili. Quando vivi con pochi beni materiali, è difficile separarti da quello che hai. Numero 4. Spendere soldi velocemente. Non appena ti arriva lo stipendio, sparisce prima del tempo. Ti dice qualcosa? Le persone che hanno una mentalità da poveri spendono soldi il più rapidamente possibile perché, nel profondo, hanno paura che scompaiano. Non si rendono nemmeno conto di farlo, gli viene istintivo. Invece di pensare a come gestire bene i soldi o a metterli in un libretto di risparmio, faranno cose come... Numero 5. Fare acquisti non necessari. Le persone che sono cresciute in una situazione finanziaria difficile spesso non ne sanno molto di pianificazione finanziaria. Certo, non puoi decidere cosa fare con i soldi in più se non ne hai. Da adulti, di solito, questo significa fare acquisti inutili senza pensare alle conseguenze per mostrare alla società che non sono più poveri. Un buon esempio è prendere prestiti per acquistare l'ultimo dispositivo uscito o accessori di cui di base non si ha bisogno. Le vere persone di successo sprecano raramente i loro soldi in oggetti costosi. Quando spendono molto è perché è fondamentale, un po' come per gli investimenti. Numero 6. Sentirsi in colpa per gli omaggi. Le persone cresciute in famiglie a basso reddito si vergognano o si offendono quando qualcuno offre loro qualcosa gratuitamente. Possono considerarlo come un riconoscimento della loro povertà da parte di altre persone. Qui mangi gratis a spese dell'azienda perché sei povero. Ovviamente non è questa l'intenzione, ma potrebbero prenderla così per i loro complessi personali. Le persone con una mentalità da poveri preferiscono pagare perché vogliono mostrare al mondo che possono permetterselo. Ti torna? Numero 7. Evitare i pagamenti automatici. Chi è cresciuto senza soldi non riesce a immaginare che gli vengano scalati a sua insaputa. Questo non vuol dire che non effettuino i pagamenti. Preferiscono semplicemente premere fisicamente il tasto paga ogni volta. Vogliono avere il controllo su chi prende i loro soldi e quando. E poi potrebbero temere di aver bisogno di quei soldi per qualcos'altro, tipo un'emergenza. Questo è anche il motivo per cui tendono a effettuare pagamenti all'ultimo minuto. Numero 8. Adeguarsi a lavori che non piacciono. Una persona cresciuta in povertà farà qualsiasi lavoro, purché retribuito. Saranno anche esperti di una professione di cui non sono appassionati. Molto dipende dai genitori che vogliono disperatamente che il figlio diventi ricco, quindi scelgono in anticipo professioni promettenti per lui, anche se a lui non piacciono. Ma come puoi raggiungere il successo in un ambito che non sopporti? Forse potrebbe avere a che fare con... Numero 9. L'infinita ricerca di soldi. Successo non significa necessariamente ricchezza, anche se è bello quando vanno di pari passo. Per una persona il successo consiste nell'avere una famiglia sana e felice, per un'altra nel trasformare la propria passione in un lavoro. Ma per chi ha una mentalità da persona povera, successo significa avere un sacco di soldi e cose costose. Vogliono essere ricchi e faranno di tutto per ottenerlo. La cosa triste è che è difficile quando non è lì che risiedono i tuoi interessi. Numero 10. Procrastinare.
Ecco il paradosso. La ricerca della ricchezza può portare le persone a procrastinare e a non fare mai soldi, perché stanno sedute senza far nulla. Potrebbero lamentarsi molto o essere stanchi di aspettare il giorno in cui avranno milioni in banca. E se ci aggiungi il fatto che non amano il loro lavoro, è davvero difficile pensare che siano motivati ogni giorno. Numero 11. Andare nel panico per l'economia. Alcuni leggono le notizie e si spaventano sentendo le previsioni di recessione economica e collasso. La paura di perdere tutto può incollare queste persone alla TV. Certo, fa paura, sì, ma da un punto di vista oggettivo, le loro vite non cambiano così tanto quando l'economia va giù. Ma ecco qualche altra abitudine che denota una mentalità da persona povera. Numero 12. Non pianificare la giornata. Tieni un'agenda per le tue giornate e attieniti ad essa. Non farne una solo per il gusto di avere qualcosa di scritto. Falla in modo consapevole. Devi capire chiaramente perché fai questa o quella cosa. Non appena te ne rendi conto, inizierai a vedere un po' di ordine nella tua vita e capirai che il tempo è il miglior investimento. Numero 13. Ignorare la salute. Lavorare giorno e notte, non dormire, mangiare nei fast food mentre ti sposti. Qualsiasi cosa per la tua carriera e i tuoi obiettivi finanziari. Tutti ti dicono, wow, che gran lavoratore. Certo, ma come puoi aver successo se il tuo duro lavoro ti sta distruggendo? Prenditi sempre del tempo per la salute. È molto più facile lavorare se ti senti bene. I ricchi hanno l'abitudine di dedicare almeno 30 minuti al giorno alla forma fisica. Fallo e diventerai più produttivo, altro che caffè. Numero 14. Non coltivare la crescita personale. Le persone davvero di successo sanno che hanno bisogno di imparare sempre qualcosa di nuovo. E non in modo noioso o accademico, bensì divertente. Cerca di fare cose utili quando torni a casa dal lavoro. Coltiva un hobby, iscriviti a un workshop. Ce ne sono di gratuiti, che problema c'è? Sviluppa le tue abilità. Leggere libri è tra le cose che i ricchi preferiscono. Numero 15. Alzarsi all'ultimo minuto. La maggior parte delle persone di successo si alza un'ora, forse due o anche tre prima di andare al lavoro. E chi non ama il proprio lavoro? Si alza all'ultimo minuto, fa colazione mentre va al lavoro e si arrabbia con se stesso per il ritardo. Un grande stress per il fisico e sicuramente zero tempo per la crescita personale con questa modalità. Cerca di prenderti il tuo tempo prima di andare al lavoro. Svegliati prima, fai degli esercizi, leggi ciò che ti piace, programma la giornata, la settimana o anche l'anno. Andrai al lavoro fresco e ti sentirai al top. Ehi, se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, metti mi piace al video e condividilo con un amico. Qui ci sono altri video interessanti che penso ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e pensare al lato positivo della vita.